Cari amici che amate la crociera della musica napoletana, siamo pronti per affrontare la seconda giornata. Ieri vi abbiamo presentato il cast artistico e quest'oggi metteremo in scena tutto quello che vi abbiamo promesso. Intanto vi lascio delle immagini bellissime di questa MSC Opera e dopo andremo a sbirciare le prove del nostro artista, il primo che si esibirà questa sera al Teatro dell'Opera, ovvero Diego Sanchez. Vi avevo anticipato, ecco il nostro amico artista Diego Sanchez alle prese con le prove dello spettacolo di questa sera. Diego, bravissimo! Ciao Marco. Che bello vederti, hai creato in questo teatro Grazie. Un'atmosfera magica. Come ti Grazie. Stai preparando per questa serata? Mi sto preparando innanzitutto riscaldando le dita, che è tanto tempo che non suono il pianoforte, quindi però quando mi salgo sulla nave per la crociera della canzone classica napoletana mi viene automatico e doveroso omaggiare anche il pianoforte, e quindi sarà uno spettacolo all'insegna della canzone classica napoletana, nuova, moderna, e non sarò da solo, come ci sarà Marcella Troise che mi accompagnerà con la sua straordinaria voce, e faremo un viaggio come normalmente mia abitudine per coloro che mi seguono, per chi mi conosce, poi spero che tante persone stasera mi conosceranno, e quindi fare proprio un vero e proprio viaggio è quello che mi piace fare, quindi viaggiare insieme allo spettatore, quindi attraverso le melodie, i racconti, gli aneddoti, i raccordi legati tra una canzone e l'altra, e quindi ci divertiremo. Il teatro, come ben sai, è culla di arte, culture e tradizioni, quindi questa sera c'è un grande compito da affrontare, quello di divulgare la nostra cultura musicale, quella partenopea. Quali sono le tue emozioni? Sì, allora, la canzone napoletana mi emoziona sempre, ma ciò che mi emoziona è la napoletanità. Quindi io ho sposato questo progetto insieme a Francesco Spinosa dal momento in cui mi ha chiamato, perché per me la napoletanità è un qualcosa di importante, non solo la canzone napoletana, che è un patrimonio che ci appartiene e dovremmo tutelare nel migliore dei modi possibili e immaginabili, quindi perché veramente è un qualcosa di unico, ma al mondo. L'anno scorso ho avuto l'onore e il privilegio di fare una tournée in America, e dovunque io sia stato, da Miami a New York a Las Vegas, tutti dicevano la stessa cosa: avete un qualcosa che è unico e straordinario. Non lo dicevano gli italiani o i napoletani, lo dicevano gli americani. Quindi dovremmo ricordarcelo anche noi un po' più spesso, che appunto siamo possessori di un patrimonio unico e straordinario, spesso ce ne dimentichiamo. E quindi la cosa che mi emoziona, la canzone napoletana, e poi la napoletanità, come appunto dicevamo prima, è un qualcosa che per me è di primaria importanza. Quindi durante lo spettacolo non ci sarà soltanto la canzone classica napoletana, ma ci sono anche canzoni di napoletani che hanno fatto grande poi la canzone italiana. E quindi omaggeremo anche Domenico Modugno, omaggeremo Massimo Ranieri, che naturalmente non può mancare, omaggeremo il grande Peppino Di Capri, quindi c'è veramente di tutto, e poi i grandi autori di un tempo. Vi stiamo seguendo già da un po', eravamo lì nell'angolino ad ascoltare queste bellissime prove, anche l'artista Troise ha cantato dei brani classici napoletani. Ecco, sei così giovane, come mai ti sei appassionata alla tradizione della nostra cultura? È la mia città, quindi non poteva essere altrimenti. Cosa ci proporrai questa sera su questo palcoscenico? A differenza di Diego, dei brani che appartengono più alla napoletanità moderna. Ecco, quindi classico, moderno, io dico sempre che bisogna guardare le nostre origini, le nostre tradizioni per poter esprimere una napoletanità più moderna. Ecco, tu prima provavi appunto delle canzoni classiche, però inevitabilmente, essendo giovane, ti proporrai anche con la napoletanità moderna. È bella, ecco, questa trasposizione. Complimenti, noi vi lasciamo provare, non vediamo l'ora Grazie. Di ascoltarvi questa sera. Buon proseguo. Finalmente
Presidente, siamo pronti con l'Accademia della Napoletanità, è il nostro rettore. Oh, magnifico. Eccoci qua, sì, naturalmente, prontissimo. Metto in abito da rettore. Sì, oggi è la prima lezione dell'Accademia di Napoletanità, ho tutto il modo di essere e di pensare di questo popolo che ha avuto la fortuna di nascere all'ombra del Vesuvio, ma che dico all'ombra, al sole del Vesuvio. Al sole del Vesuvio, già ieri ci hai anticipato qualcosa, parlerai dell'acqua, ci troviamo sull'acqua, raccontaci un po'. Beh sì, dell'acqua, perché oggi veramente è giorno di acqua, di acqua, insomma, abbastanza. Ma anche di movimento, senti. Sì, oggi l'acqua ci sta dando fastidio, però non dimentichiamo mai che il Napoli è legatissimo al mare. Voglio citare una delle canzoni che faremo, Giovanni Marigliano, 1965, fa lo champagne con l'acqua e mare. Ma che champagne bello. Ci sta l'acqua e mare. Tra l'altro oggi c'è il supporto proprio del grande Luciano Capura, anche dei Napoli Antica. Oggi abbiamo grandi cantanti, no, perché poi alla fine che si è sempre una croce la musica napoletana. Allora io poi vorrei fare un professore, insomma, sulle materie, sulla didattica più complicata, però oggi mi ha parlato di canzone napoletana, perché questo è. Anche perché poi la canzone napoletana, come devo dire, attraversa tutti i temi culturali della città. Per esempio, se uno è andato in cattiva fortuna, aiuta a finire che pacchi dall'acqua, e lo spiegheremo oggi, insomma. L'acqua è un frace di imbassamento a mare, insomma, l'acqua, parleremo degli acquedotti napoletani, delle banche dell'acqua. Quando uno fa un errore madornale, se squipedà un errore, guarda, stai sbagliando palazzo, cioè sei totalmente fuori strada, mette le banche e l'acqua in mezzo, il napoletano dice tu hai pigliato che fa banche e l'acqua. Ah, è vero, anche questo detto e non è molto posso famoso. Dire la parolaccia e comincia con C e finisce con azzo, esatto, no? Non la dico perché sennò poi si dice, mi da croce una murica napoletano, professore hai pigliato cazzo, fa banche e l'acqua. No, invece quindi non l'hai detto, dico, assolutamente non l'ha detto, quindi cari no, amici telespettatori, oggi ci sarà tanto da imparare, mi raccomando seguiteci perché questa è la prima lezione di napoletanità, ma ne seguiranno altre. Restate con noi, Amedeo Colella, lettore della Gennarino II. Ecco, i nostri ospiti della crociera sono tutti in attesa della prima lezione di Amedeo Colella e qui troviamo Sabrina ed Alessia, le nostre ragazze social, io così le ho definite perché stanno facendo tante riprese e poi tutto questo finirà sulla pagina della crociera della musica napoletana. Cosa state facendo in questo momento? Brava Magda, ciao! Noi siamo Alessia e Sabrina e ci occupiamo appunto delle riprese, dei momenti che precedono, diciamo, le lezioni del professore Amedeo, ma anche durante gli spettacoli. Noi siamo fra la folla, diciamo. Comunque quindi coinvolgete un po' il pubblico. Tutti i momenti più emozionanti, insomma, che poi pubblicheremo sulle nostre pagine. Quindi mi sembra di capire che tu fai dei video e lei invece delle foto. Io mi occupo delle foto, le fotografie che poi caricheremo, e lei invece monterà dei video con i nostri ospiti, con i nostri artisti, insomma, per raccogliere appunto i momenti più belli della crociera. Quindi mi raccomando, seguiteci sia su Facebook che su Instagram, Scoop Travel e Crociera della Musica Napoletana. Seguiamolo perché queste ragazze sono veramente brillanti e questa sera saranno anche con noi al Teatro dell'Opera, perché ovviamente dovranno riprendere anche questo primo spettacolo con Diego Sanchez. Restate con noi. Dimmelo tu si chesta, Carme, dimmelo tu si chesta, dimmelo tu si chesta, si non mi amora, che se amoro il io e là, e dice la mamma tua, se non fa male là. La prima lezione del rettore Amedeo Colella, ci sono state delle straordinarie incursioni dei Napoli Antica. Intanto io voglio fare complimenti a questo gruppo, veramente dei grandi musicisti, e vogliamo parlare della voce di Nadia, veramente bravissima. Ma questi musicisti però valgono, lo dobbiamo dire. Assolutamente sì, l'importanza della musica che accompagna la voce è assolutamente in primo posto. Ci avete fatto tanto divertire, avete coinvolto il pubblico, ma del resto questo è il vostro ruolo qui sulla crociera. Sì, perché ci siamo tanto divertiti, come dicevamo anche nei giorni scorsi, ieri,
il nostro posto è proprio in mezzo alle persone, guardare le persone, capire cosa vogliono in quel momento e farle cantare. La classica posteggia, anche perché tu non hai bisogno del microfono, a parte che hai una voce veramente potente, però quello che vi contraddistingue è proprio l'improvvisazione, e questo lo fate veramente molto bene. Però io vorrei un attimo passare, parto da qui, vado, parto da qui per poi finire lì, va bene? Per capire un po' le impressioni di questa prima lezione. Sono state dette tante cose importanti riguardante certamente, Napoli. Certamente, è stata una lezione bellissima, perché ha messo in evidenza gli aspetti particolari della città di Napoli, e di conseguenza con il nostro contributo musicale abbiamo cercato di convogliare insieme le due cose. Ecco, di questa lezione qual è la cosa che ti è rimasta più impressa? E la cosa che mi è rimasta più impressa sono ovviamente tutti i modi di dire, tutte le citazioni che il professore ha raccontato, e ha dato così la possibilità di capire, almeno me che sono insomma giovane, il perché di tante, diciamo, di tante, tanti modi di dire, ecco, che magari non io sono sentito dire ma non conoscevo il significato. Adesso abbiamo capito anche il motivo. Io vi passo da dietro così non vi copro, e invece a te cos'è rimasto impresso di questa lezione? L'hai seguita? L'improvvisazione, sì, certo, l'improvvisazione anche di Amedeo. Che c'è la leggerezza, però veramente ha raccontato la nostra cultura. Esatto, abbiamo capito veramente noi che, cioè io sono un po' più attempato di loro, forse qualche termine lo conosco più di loro, però alcuni termini non li conoscevo proprio, e quindi sono venuto a conoscenza di detti di parole che io non ero a conoscenza. Cioè, dietro a tutta questa lezione un grande studio anche da parte del nostro lettore Amedeo Colella. Però vi raccomando, adesso restate con noi, perché questa giornata è lunga e non finisce qui. Ci vediamo al Teatro dell'Opera questa sera alle ore 23, ed ovviamente Napoli Antico non mancheranno, saranno lì con noi. Vi aspettiamo, restate con noi ancora con la crociera della musica napoletana. Ci sono state anche le incursioni musicali di una straordinaria voce, Luciano Capurro. Hai appena finito di cantare e coinvolto tutto il pubblico. Eh sì, noi siamo qui per questo, per cantare. C'era un'allegria, ci ha contagiato tutti. Il sottoscritto chiaramente, insomma, ce l'ha nel sangue. Poi quando vedi un pubblico così ansioso di essere coinvolto, insomma, basta soltanto partire. E poi noi l'abbiamo detto, no? Siamo su una nave da crociera. E che cosa si canta quando si parte? Con te partirò. Con te partirò. Questo è stato un piccolo assaggio questa sera nella prima lezione di Colella. Poi ci sarà un tuo spettacolo. Sì, ci sarà il mio woman show il 1 ottobre. Questa sera però mi sono consolato, ecco, usiamo un termine napoletano, ha ricreato con il professore Colella, ce l'ha fatto consolare, ci ricorda tante belle cose della nostra tradizione, e questo per i giovani è fondamentale. E noi saremo presenti al tuo spettacolo con le nostre telecamere, perché i nostri telespettatori non vedono l'ora di ascoltarti. Ah, e allora insomma io vi consiglio di seguirlo, per l'amor di Dio, insomma, perché sarà un'ora dove all'interno ci troverete un po' di tutto: emozioni, coinvolgimento e qualche chicca, ma non vi voglio dire niente di più. La prima lezione è finita ed ovviamente non è l'ultima, perché ne seguiranno delle altre. Io devo fare complimenti a lui, Amedeo Colella. E bravo professore! Vabbè, c'è un po' di intimità, stiamo diventando amici in crociera, ma poi in tema di acqua pare che pisci acqua santa proprio lì, quella che sta qua. Lasciami gridare, soffocare.
cielo. Mentre a sua spalle la testa mille volte contro il muro. Per respirare forte sono uscito. Dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Perdere l'amore. Si è appena concluso proprio qui a Teatro dell'Opera il concerto di Diego Sanchez accompagnato da Marcella Troise. Le emozioni che hai provato? Ma straordinario, straordinario, una cosa veramente... Ma come la racconti? Come la racconti? Ma puoi come raccontare? La raccontiamo questa bella emozione? Però i nostri amici ti hanno seguito perché voi noi siamo stati visto, in diretta. Però, l'avete visto, ma Caere Natu Fatto. Quindi l'anno prossimo prenotate, perché credetemi, è un qualcosa di straordinario. Noi ci siamo divertiti, ma soprattutto ci siamo emozionati. Quindi aspettiamo gli amici che ci stanno seguendo in questo momento da casa l'anno prossimo con la Scoop Travel alla Crociera della Musica Napoletana. Facciamo un saluto a tutti gli amici che in questo momento ci stanno seguendo. Prima Marcella. Un bacio e un abbraccio a tutti voi. Grazie per averci seguito soprattutto. Viva la musica napoletana! E adesso c'è un messaggio per voi. L'appuntamento è dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 a bordo di MSC Grandiosa per l'edizione 16 bis della Crociera della musica napoletana. Gente magnifica, gente, chi tanto e chi niente. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente non parla e si sta. Gente magnifica, gente di questa città. Ma bevo agli salvar.